Diamo la parola a Giovanni Scotti, rappresentante dell'Associazione Nazionale Divisioni Acque di Cremona. Autorità, amici delle associazioni combattentistiche d'arma e partigiani, cittadini presenti, desidero considerare un privilegio poter ricordare stamane in occasione del 25 aprile, festa della liberazione, festa di tutti gli italiani, a nome dell'Associazione Nazionale Divisione Acque e dell'Istituto Storico dei Militari Italiani all'Estero, il sacrificio degli uomini della Divisione Acque che si consumò a Corfù e Cefalonia nel settembre 43. Cioè il primo e fondamentale fatto militare, in certo senso politico, nel significato di vita della nazione italiana, su cui si basa lo Stato democratico, libero e parlamentare, riconquistato negli ultimi anni di guerra e consolidato nel dopoguerra. A confermare tale affermazione bastano le parole pronunciate il primo marzo 2001 a Cefalonia dall'allora presidente Ciampi. Decisero di non cedere le armi, preferirono combattere e morire per la patria, tenere fede al giuramento, questa è l'essenza di Cefalonia. La loro scelta consapevole fu il primo atto della resistenza, di un'Italia libera dal fascismo. E ancora, rivolto ai pochi superstiti presenti, dimostraste che la patria non era morta. Anzi, con la vostra decisione ne riaffermaste l'esistenza. Su queste nuove fondamenta risorse l'Italia, perché divenne chiaro in quell'estate del 43 che il conflitto non era più tra stati, ma fra principi, fra valori. È in momenti come questo che si fa strada la tentazione di rinunciare ai propri diritti in cambio di un illusorio miglioramento della propria condizione individuale. Ed è in momenti come questo che trovano spazio gruppi e movimenti neofascisti che nascondono dietro campagne di solidarietà sociale e associazionismo culturale un'idea di società autoritaria, violenta e razzista, basata su politiche xenofobe e revisioniste. L'ANPI chiede oggi, ma lo chiede a tutti, e dico a tutti, che non si giochi con la storia, che non si neghi, che non si mistifichi, che non si dimentichi. Scrive Pasolini, l'Italia rimuove il proprio passato. Se l'Italia avesse cura della propria storia e della propria memoria, si accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi sempre vive. In tanti morirono negli anni fra il 43 e il 45 e noi rispettiamo tutti i morti, ma sia chiaro che non possiamo e non dobbiamo confondere le vittime con i carnefici. Non è per questo che i partigiani che qui oggi ricordiamo e i cui ideali guidano l'azione dell'ANPI, non è per questo che i partigiani hanno combattuto e sono morti, non è per questa Italia smemorata. E allora il nostro è un grido di allarme rivolto a tutti i cittadini. Rifiutiamoci di prestare orecchio a chi ci vorrebbe indifferenti. Noi chiediamo agli antifascisti tutti di non rispondere alle provocazioni delle nuove destre e alle vergognose aggressioni che esse mettono in atto, ma rifiutiamo qualsiasi violenza. Apriamo le nostre menti, pensiamo con la nostra testa. Non si esce dalla crisi morale ed economica tornando ad un passato nefasto che la storia ha già condannato. Non è con il fascismo, con il populismo e la demagogia che si esce dalla crisi, ma con più lavoro, più diritti, più giustizia sociale, in una parola con più Costituzione. E ricordiamoci che le libertà costituzionali conquistate con la lotta di liberazione bisogna riguadagnarsele ogni giorno, ancora ed ancora. Alle istituzioni chiediamo di stare allerta,
di non sottovalutare i segnali preoccupanti e aggressivi, di non concedere spazio a gruppi chiaramente di estrema destra e che diventano sempre più aggressivi anche nella nostra città e nel nostro territorio, di applicare le leggi e la Costituzione per non diventare complici involontari di chi vorrebbe farci uscire dalla crisi imboccando la porta sbagliata. Lo chiedono i nostri morti, quelli che hanno sacrificato la giovinezza e la vita per donarci un mondo migliore, come Brugnolotti e Barabaschi, i cui nomi sono stati finalmente scolpiti insieme agli altri sulla lapide in cortile Federico II. E lo chiedono quelli come Chiro, che ormai vive solo nei nostri cuori resistenti, che hanno operato fino all'ultimo respiro perché quel sacrificio non andasse sprecato. Raccogliamo il testimone che i partigiani ci hanno lasciato, non lasciamolo cadere. Noi celebriamo oggi la vittoria sul fascismo, ma non dimentichiamo che chi vinse il 25 aprile del 45 vinse per tutti, perché i frutti di quella vittoria nutrono la vita di tutti noi. Viva l'Italia, viva la Resistenza, viva la Costituzione. Professor Angelo Rescaglio. Credo che stamattina abbiamo vissuto l'atto più solenne, stamane. Nel cimitero abbiamo pregato per chi ha sacrificato la vita e l'abbiamo fatto con le note della solidarietà cristiana, che rimane un valore per credenti e non credenti, rimane un valore. Mi fa piacere ripensare a quella frase che lo scrittore Hemingway ha posto su un romanzo indimenticabile per chi suona la campana. Ha messo i versi di John Donne che dicono così attorno al tema drammatico della morte. Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terra. Ogni morte d'uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell'umanità. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana. Esso suona per te. Questo tema della solidarietà che unisce, noi che ancora camminiamo per le strade del mondo e i nostri antenati, in un certo senso, che con il loro sacrificio ci indicano un percorso. Non posso dimenticare che oggi anche voi giovani, per voi giovani, rimane la convinzione che il 25 aprile è una festa giovane. Ed è una festa giovane perché? Ma perché ci richiama all'immenso valore della libertà nelle nostre aule dei licei. Quando eravamo a contatto con la pagina del Manzoni, ci soffermavamo spesso su quell'inno della Delchi, là dove dice: la libertà non è mai una conquista, non è mai un dono, la libertà è una conquista, è un sacrificio. E di questo si ricorderà Benedetto Croce, quando nel 1932 scriverà la storia d'Europa del secolo XIX, eravamo in un momento terribile. Croce era circondato e osservato molto attentamente, ma scriverà quel libro e il primo capitolo, immaginate, lo chiama La religione della libertà, dicendo chiaramente che la storia di un popolo è la sua storia della libertà. Me ne vado dall'Italia per tutto ciò che ho sognato e non ho ricevuto. Me ne vado dall'Italia scegliendo la via della libertà delle idee. Me ne vado perché tutto quello che so fare a questa gente non serve. Me ne vado da un paese che ha perso le sue metafore di bellezza autentica. Me ne vado dall'Italia per conservare le mie idee e donarle a chi vuol provare ad ascoltarle. Me ne vado dall'Italia augurandomi di ritrovarla meglio di così. Me ne vado dall'Italia senza confidare al mio paese quello che ho in mente. Queste parole sono tratte da Me ne vado dall'Italia, un video realizzato da un giovane videomaker, Riccardo Specchia, che, disilluso, si trasferisce e fugge dal nostro paese, mettendo sotto forma di video le ragioni molto chiare e forti della sua scelta radicale,
ma forse non definitiva. Notizia di oggi. Dati Istat. Un nuovo record è stato superato nella terza economia dell'Eurozona. Più di un terzo dei giovani italiani, il 35%, si trova attualmente senza impiego e al sud i giovani disoccupati sono quasi il 46%. Purtroppo non sorprende che 2 milioni di giovani siano già emigrati all'estero e che siano sempre più quelli che considerano l'idea di lasciare il paese in un prossimo futuro. A differenza dell'emigrazione del passato, molti di coloro che partono dall'Italia al giorno d'oggi sono giovani altamente qualificati e perciò si sta verificando la più intensa fuga di cervelli che il paese abbia mai conosciuto. È sconcertante, è lancinante dover decidere se restare o andarsene. Entrambe le scelte hanno motivazioni profonde e richiedono molto coraggio e desiderio di mettersi in gioco. Si tratta di restare combattendo oppure di andarsene sbattendo la porta. Questa emorragia di talenti e competenze è forse anche una delle più dolorose e avvilenti degli ultimi decenni. Perché la cosa paradossale è che quando i giovani ne parlano dicono «dobbiamo andarcene», il nodo di tutto sta proprio qua. E cioè nel fatto che non diciamo «vogliamo andarcene», ma che «dobbiamo andarcene». E quel nodo diventa un nodo alla gola, che ti obbliga a fare una scelta con l'amarezza della sconfitta e col rimpianto di non averci provato abbastanza, contro tutti e contro tutto. Allora dico ai miei giovani coetanei che forse, invece che andarcene, dobbiamo restare e resistere. Prendi posizione.